Ah, ma guardatelo quanto non è carino il mio piccolo adorabile agnellino sacrificale. Come dite, ha un aspetto un po' demoniaco. Ma fatevi gli agnellini sacrificali vostri, gente. Signori, buongiorno. Siete pronti ad unirvi al culto del telone? Che dice lei laggiù? Non vuole unirsi? Ma nessun problema. Adepti, cortesemente, possiamo sacrificare il signore laggiù? Grazie, molto gentili. Allora, ritornando a noi, Cult of the Lamb. Gioco che ha avuto delle recensioni veramente positivissime. Ce l'ho da un paio di settimane, ma fra il casino di Fragosto e via dicendo, la piccola pausa e tutte cose, non sono riuscito a portarvelo. Perché dite, facciamoci una piccola video anteprima, perché ammetto lo stavo aspettando veramente da un sacco di tempo. Se ci sono le views e il supporto degli iscritti, casomai andiamo avanti, anche perché morirà un sacco di gente. Beh, forse un sacco di animali in questo caso, in questo gioco, ma buona visione, signori. Aia, diciamo che non è una bella giornata per il nostro agnello che deve essere sacrificato a Satana. Beh, presumo sia Satana. Salve, buongiorno signori, come va? Tutto bene? Giorgio, come sta tua moglie? L'hai sacrificata ieri sera? Ah, oh, ok, sono contento per te. Che carino lo stile grafico. Beh, a parte i cosi morti male, mi ricorda una versione avanzata di Don't Starve praticamente. Sì, ma non cominciamo bene con la morte del nostro protagonista. Chi sono quei quattro cosi laggiù? Maronne, quanti si brutti. Buongiorno. Inchinati per essere sacrificato. Vabbè, inginocchiati. Ah sì, che dovrò tradurvi praticamente tutto. Davanti a noi c'è l'ultimo della sua specie. Tutti gli altri sono stati cacciati e li abbiamo accoltellati male. Ah, che culo, sono l'ultimo agnello praticamente di tutto il mondo, Con questo sacrificio finale la profezia sarà impossibile da realizzare. Ah, probabilmente loro prevedono che un agnello gli si vendicherà contro. O probabilmente è grazie alle vostre azioni che la profezia si è avverata. L'eretico che si erge di fronte a noi sarà condannato per tutta l'eternità. Ma non sono un eretico, sono un telone. Ok, la vecchia fede sarà preservata, sarà conservata, dicono. No, non mi accoltellate male la vita, vi prego. Volemose bene. Signor Boia, la possiamo risolvere civilmente. Non l'abbiamo risolta civilmente, direi. Ok, non è stato poi così doloroso. Siamo nell'oltretomba. Ah, buongiorno. Salve. Sono un docile, adorabile agnelletto sacrificale. E questi chi sono? Un zeppo di catene. Salve. Cortesemente non possieda il mio corpo, lei. Quello che attende. Lui si chiama proprio quello che attende. Avvicinati, non temere. Per quanto tu sia già morto, ho ancora bisogno di te. Quegli stupidi alfieri pensavano che potessero tenere te lontano da me a causa della tua stessa morte, ma invece ti hanno mandato direttamente da me. Io ti ridarò la vita, ma ovviamente ci sarà un costo. Per tutto il resto c'è Mastercard comunque, Tutto quello che chiedo è che tu inizi un culto in mio nome. Abbiamo un accordo? Sì? Oppure assolutamente sì? Ah, assolutissimamente sì, iniziamo proprio con l'entusiasmo. Signore, gli sei tipo staccato il cappellino? Oh, credo che il cappellino faccia parte proprio del rito. Mi darà poteri demoniaci? A quanto pare sì. Cult of the Lamb, telone edition. Ok, quindi sono ritornato e sono pronto a vendicarmi, piccoli bastardi. Ora ci divertiamo. Moriteci male, venite qua. Ok, affrontiamo il tutorial che ci spiegherà tutte le meccaniche del gioco, che tendenzialmente richiedono di ammazzare male praticamente chiunque e reclutare nuovi adepti per il nostro culto. Dovremmo anche avere poteri soprannaturali che comunque verranno sbloccati mano a mano che andremo avanti. Per adesso io non dovrei avere la barra della vita, ma come ho detto arriverà molto presto. Ah, ma io posso anche tagliare l'erbetta. Quindi non solo sono un agnellino, ma sono anche un giardiniere. No, vabbè, ci potrebbero essere oggetti nascosti. Ah, c'è anche una mappa. Per adesso abbiamo una strada singola, ma se ho capito bene, mano a mano che andremo avanti avremo più percorsi. A seconda del percorso che scegliamo, ovviamente cambierà quello che incontreremo. Salve, signor Ratau. Non temere, io mi chiamo Ratau. Un tempo ero anch'io un tramite scelto come te, ma poi mi sono buscato un Satana su un ginocchio. No, scusate, non ha detto questo. Ma ormai quei giorni sono persi nel tempo. Sono stato mandato per guidarti. Siamo nella zona più profonda delle lande della vecchia fede e siamo anche in grave pericolo. Mi hanno detto di guidarti verso la salvezza. Continua attraverso i boschi. Ci sarà una via di fuga dopo di essi e io sarò sempre vicino a te. Ah, ok. Ah, lui passa da sotto. Buono sapersi. Ma dobbiamo anche recuperare oggetti, perché se ho capito bene c'è anche crafting e tutte cose. Sì, potremmo craftarci la nostra base dei cultisti. Non sto scherzando. Willa! Questi sono triggerati male. Beh, presumo che sia la fauna del luogo. Porta schiva. Devo ricordarmi di non spammare. Ma è un po' Dark Souliano. Ah! Sì, ho capito. Devo schivare per non prendere danno. Ok, quindi dobbiamo non spammare gli attacchi in continuazione, ma
cercare di equilibrare gli attacchi e la difesa. Vediamo un po', aprire l'inventario. Ah, abbiamo ottenuto una monetina. Ovviamente dall'aspetto molto satanico, che cosa buona e tanto giusta. Ok, vediamo se ci droppano alto. Dove andiamo? Non so se c'è una strada specifica o ci sono anche un sacco di zone secondarie che ci permetteranno ai cultisti di ottenere materiali, oro, anzi oro e tutte cose. Ora devi schivare di più, ok. Ah, possiamo anche attaccarli alle spalle. Avete visto? Si illuminano per una frazione di secondo quando stanno per attaccarti. Questo ci tornerà molto, ma molto utile. Peraltro vi faccio notare quanto non è puccioso quando sta fermo. Quando invece cammino, guardate, c'è un'aria proprio incacchieta con la vita. Porco cane. Oddio, ancora strutture. Occhio, occhio, occhio. Davvero, Lon, impara a schivare. Ci saranno anche diverse tipologie di armi. Pertanto, a seconda dell'arma che abbiamo, gli attacchi saranno differenti. La velocità di attacco, l'area di attacco. E chi più ne ha più ne metta. Ma dove buio sto andando pure io? Oh, buongiornissimo, un sacco di monetine. Ok, diamoci una mossa. Raggiungiamo la prossima zona. Aia, forse dobbiamo salvare qualcuno. Mi sa di qualcosa di sacrificale. Buongiorno, sì, mi sa che ci ho azzeccato. Abbiamo quasi raggiunto la salvezza, ma guarda di fronte a noi. Un'altra povera anima sta per essere sacrificata. Salvala e non avranno altra scelta che unirsi al nostro culto. Oh, potenti alfieri della vecchia fede, vi chiediamo di accettare il sacrificio di questa anima dannata. Ehi, chi osa interrompere il nostro rituale ed entrare nei nostri terreni sacri? Salve, buongiorno. Sono il telone, sto cercando di fare anche un culto. Chi vuole unirsi, non fate complimenti? C'è spazio per tutti? Ehi, ehi, ehi. Per porca. Aspetta che adesso però c'è una spadina molto basilare. Oh, c'hanno i cugini? No, c'hanno gli... Ah, ma allora gli animaletti sono... fanno parte del loro culto? Oh, sono bestie sataniche. Peraltro ho notato che gli interrompiamo l'attacco se li colpiamo in tempo. Salve piccolo... Cosa sei, un aginello? Cosa poi sei? Allora lo possiamo salvare, datemi un secondo che controllo se ci sono oggetti che possiamo recuperare. Gli devasto tutto. Anche vai, ti taglio le candele, santo cielo. Ok, torniamo a salvare il tizio. Oh mio Dio, ah, proprio così. Non avranno scelta perché non gliela diamo. Un nuovo adepto attende l'indottrinamento. Ah, lo devo anche indottrinare, giustamente, perché poverino non sa nulla, è adepto livello 1, perché quelli per porca deve levelarmi diventando super mega adepto livello 99 e tutte cose. Ok, siamo praticamente arrivati alla fine di questo percorso del tutorial. Ah, salve signore, buongiornissimo. Abbiamo raggiunto un luogo sicuro, ti sei comportato bene. La corona rossa ti permetterà di usare questi glifi presenti sul terreno per teletrasportarti al di là di grandi distanze. Abbiamo un teletrasporto, perfetto. Ti porterà ad un tempio che è caduto in rovina molto tempo fa. Lì sarai in grado di cominciare il tuo nuovo culto. Ci vedremo laggiù. Ok, grazie, molto gentile da parte sua. E ritorna al culto. Yay! Mamma mia ragazzi, non sacrificate gli agnelli, mi raccomando. Come ho detto, per adesso abbiamo un singolo adepto, ma immaginatevi quanti ne avremo entro la fine del gioco. Questi terreni maledetti una volta erano miei e ora sono tuoi. Queste rovine decadenti saranno il sito, il luogo in cui farai crescere il tuo nuovo culto. Abbiamo un sacco da fare. Potremmo incominciare indottrinando questa povera anima in modo tale che possa abbracciare il tuo culto. Yay, che bello, però sembra un luogo anche abbastanza pacifico, Gli adepti possono raccogliere risorse per te. Ordina a questo di raccogliere della legna oppure della pietra. Ah, buongiorno signore. Pure ti è arrivato malissimo, non ha capito neanche cosa fosse successo. Salve signore, lei praticamente dà la padella nell'abbraccio, voglio essere onesto. Ti prego, risparmiami. Ah, è molto contento. Allora, possiamo anche cambiare il suo nome. Ok, lo sappiamo tutti che il primo adepto si chiamerà Franco, è un dato di fatto. Possiamo anche cambiare il suo aspetto fisico. Ah, abbiamo diversi animaletti. Guarda che roba, ce ne sono uno sfacelo. E vabbè. Allora, Franco è ovviamente un porco. E Franco, possiamo anche cambiare il suo colore. Franco è un porco rosso. Sembra il cartone animato. Vabbè, dettagli, ci sono anche le varianti. Gli facciamo le striature, c'ha le cicatrici, porco cane. Possiamo anche scegliere i suoi tratti per davvero. Ah no, questi sono predefiniti di base. Quindi è uno scettico naturale. Ah, perde subito 10 di fede. Ed è un germofobo e perde 10 di fede quando si ammala. Ah, perché si ammalano pure. Franco, fai schifo, porca di quelli per porchia. È ovviamente un Franco, porco cane. A posto, benvenuto nel culto.
Gli hanno dato anche la maglietta dello stesso identico colore. Allora, cosa vuoi che raccolga Franco? Della pietra, che sarà secondo me una risorsa più difficile. Grazie al tuo intervento il nostro culto comincerà a diventare sempre più potente. Ma i tuoi adepti non possono vivere pregando semplicemente. Ovviamente avranno bisogno di mangiare. Raccogli tutte le risorse necessarie e costruisci un falò per cucinare. Ti permetterà di preparare dei pasti per i tuoi adepti. Va bene, non è un problema, devo raccogliere della pietra e anche della legna. Vediamo un po', faccio così e... ah, perfetto! È davvero stile Don't Starve. Ma che figata assurda! Aspetta che raccolgo anche delle bacche che sicuramente ci torneranno utili. Perfetto, quindi dovremmo anche coltivare molto probabilmente tutto ciò che dovranno mangiare i nostri adepti. Guardalo là sotto, Franco, che si sta dando da fare? Franchino, come va? Tutto bene? Bravo, raccogli legna e pietra come non ci fosse un domani. Aspetta che do anch'io una bella picconata. Ma dimmi te, sono il leader del culto e mi devo abbassare a fare questi lavori? Non ci sono più gli adepti di una volta? La zona è anche abbastanza grande. Aspetta che raccolgo del cibo extra, si sa mai che rimangano per l'appunto senza cibo. Probabilmente potremmo catturare anche gli uccellini. Hanno fatto una versione pucciosa e satanica praticamente di Don't Starve. Ok, abbiamo tutto il necessario e oh mio Dio, abbiamo tante costruzioni. Oh, ah, ce ne sono ancora altre. Abbiamo anche le decorazioni. Non so se è una struttura che funziona in automatico o dovremmo utilizzarla noi oppure i nostri iscritti. Scusate, i nostri adepti, pardon. Deformazione professionale con YouTube. Allora, per adesso lo mettiamo qui. Presumo lo potremo spostare in qualunque momento. Ma il nostro adepto lo costruisce. Vediamo un po'. E la risposta è: bravissimo adepto, sono proprio fiero di te. Gli posso anche dare una mano? Anzi, un martello gli posso dare. Ottimo! I tuoi adepti avranno bisogno di mangiare e pertanto dovrai provvedere procurando loro del cibo. Ah, ok. Il livello di fame del tuo culto può essere visto nella barra in alto a sinistra dello schermo. Quando diventa troppo bassa, i tuoi adepti cominceranno a morire di fame. È davvero tipo Don't Starve. Puoi trovare altro cibo mentre stai esplorando le zone circostanti. Ah, vedete che a seconda dell'icona che compare a sinistra ci sarà una zona piena di legna e a destra una zona piena di cibo. Ok, buono sapersi. E possiamo anche coltivarlo. Oh, perfetto. Ok, e voilà. Presumo che più adepti ci saranno e più la barretta scenderà rapidamente. Mi domando se la barretta scende mentre stiamo esplorando la zona circostante. Allora, per adesso vediamo di cucinare del cibo di base che mi richiede 6 bacche. Vedete che ha una sola stella. E c'è anche un 15% di possibilità che il nostro adepto faccia la cacca immediatamente. Ah, perché la useremo, presumo, per concimare i vari campi. Potete vedere che riempirà di 60 la barra del cibo, ma solo perché c'è un singolo adepto. Presumo che si entra... si legga così. E... ah, sotto possiamo decidere anche quanta roba cucinare. Perfetto. Devo anche azzeccare la barretta verde. Oh! Ok, buono a sapersi. Ora dobbiamo costruire un tempio. Ma prima avremo bisogno di più adepti e sicuramente anche molto, ma molto più oro. Guarda Franco come sta mangiando nel frattempo il bastardo. Puoi trovare entrambe le cose mentre esplorerai le terre della vecchia fede. Ah, ok, un po' come ci ho detto prima in effetti. Il nostro benefattore, il signore che attende, è stato intrappolato dai 4 alfieri della vecchia fede. Ognuno di loro è a guardia di una delle catene che lo incatenano nel regno che si trova nell'aldilà. Ok. Abbiamo creato dei portali che ti permetteranno di raggiungere i loro regni. Il tuo compito è di rintracciarli e ovviamente ucciderli in modo tale che lui possa essere liberato. Ora vai! Laggiù troverai oro e ovviamente anche nuovi adepti che saranno disposti ad unirsi al tuo culto. E qualora non lo fossero, li dovrai convertire con la forza. Ah, allegnate o gli minaccio il criceto e cose del genere. Buono a sapersi, credo. Ok, per adesso dovremmo essere praticamente a posto. Allora, fatemi raccogliere un altro po' di risorse giusto per sicurezza. Cerchiamo di non utilizzare tutti i cespugli di bacche. Altrimenti rischiamo magari di non poterli piantare più avanti. Perché lui li distrugge purtroppo. E che cocchio. Allora, datemi un secondo che, come ho detto, cucino giusto un altro po' di cibo nel frattempo. Aspetta, ma se lo cucino adesso, Franco se lo mangia subito? Ah, non l'avevo considerato in effetti. Ok, parrebbe di no. Voglio sperare che vada a nutrirsi solamente quando la barretta sarà scesa troppo. Ma voglio dire, Franco, non è che mi fido. Insomma, lasciamo stare che è meglio. Procediamo verso la prossima zona. Allora, credo che questo sia un portale per il teletrasporto. Oh mio Dio. Ok, mi sa che dobbiamo scegliere dove andare. Anghingo. Oppure si è aperto solo quello di sinistra. Ah, sono i simboli dei 4 alfieri. Darkwood, ok. Serve un solo adepto per aprire quella porta. Ok, perfetto, quindi non possiamo accedere alle altre zone fin tanto che non avremo abbastanza adepti. Non penso da sacrificare, ma per rafforzare
la nostra fede. Ah, vedete che c'era Franco, in effetti, non mi ero accorto. Wow, e ci sono ancora le quattro catene che tengono bloccate il signore che aspetta. Direi che è il nome adatto per il tizio che è bloccato lì da chissà quanti secoli. Ok, eccoci arrivati nella nuova zona. Oh no, ora c'è la barretta della vita, gente, non si scherza più. Darkwood. Ci danno anche una spada che fa più danni di quella che abbiamo al momento. Stai entrando nelle terre dell'alfiere Leshy. È tornato Leshy di Inscription. Ah, che bella cosa, eh. Quelli che non seguiranno le vie della vecchia fede saranno distrutti. Ma fidatevi che io seguo tanto tanto le vie della vecchia fede. Ok, ho distrutto tutto, non c'era nulla di utile purtroppo. Quindi proseguiamo verso la prossima zona. Ok, Lon, non spammare i maledettissimi tasti, mi raccomando. Ectan è già tolto mezzo cuore. Porca di quelli per porca. Ah, aspetta, però te li droppano anche i cuori. Buono sapersi. Vediamo un po' se raccogliamo le sorcine in giro. Mi date nulla. Piccoli bastardi. Non so se sono solo elementi estetici. Oh, porco cane, c'è la capretta. Aspetta, aspetta, aspetta. Cerchiamo di non farci attaccare da tutti nello stesso momento. Ottimo. Ah, aspetta, che ho distrutto le rocce. Anche loro possono distruggere le rocce. Caprette sataniche, cosa buia sono? Non lo so nemmeno io. Probabilmente sono altre creature che sono state sacrificate. E voilà, abbiamo ottenuto dei semi per far crescere i cespugli delle bacche. Ah, oh, molto ma molto bene. Presumo tuttavia che dovremmo avere dei campi in cui poterli far crescere. Aspetta, non possiamo metterli letteralmente dovunque. Ci serviva un sacco di cacca di adepto. Mi piace troppo che quando muoiono lasciano a terra il proprio cadavere. Allora, aspetta un secondo. Ok, ancora un colpo di morto. Aspetta, per adesso la barra della vita è piena. Spero che la potremo ovviamente aumentare mano a mano che andiamo avanti. Oh, ma che sono cazzutissimo. Buongiorno, signore. Che boia è lei? Sia lode all'agnello, portatore di grande potere e liberatore promesso di colui che aspetta di sotto. O almeno questo è ciò che le carte mi hanno mostrato una volta tante tante vite fa. O forse deve ancora accadere. Guardi, se non lo sa lei, buon uomo. Ho sempre estratto le tue carte, agnello, eppure questa è la prima. Prendi queste carte e io te ne raccoglierò un'altra ogni volta che ci incontreremo. Quando raccolte da me, le carte ti daranno del potere. Quale potere, domandi? Beh, ti basti sapere che è tanto ovvio quanto impossibile da prevedere. Le carte, beh, saranno loro a decidere. Marone. Ok, gli amanti oppure il telescopio ti rivela tutta la mappa. No, no, gli amanti mi danno un cuoricino in più. Aspetta, 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 ce ne sono tanti di tarocchi che al momento conosciamo. Oh, buono a sapersi. Ok, spero che il gioco mi faccia sapere come funziona mano a mano che andiamo avanti. Va bene, verso l'infinito e altre. Ah, ci sono pure i pipistrelli demoniaci. Aspetta, occhio, schivone e contrattaccone. Occhio, occhio, occhio. Secondo hanno un raggio d'azione abbastanza limitato. E poi li possiamo attaccare alle spalle. Aspetta, aspetta, no, vieni qua piccolo stellino. Uilola. Ok, devo dire che fino adesso non mi dispiace. Quando taglio l'erba raccolgo dell'erba. Non me ero accorto. Buono a sapersi, credo. Sarà probabilmente materiale di costruzione per le case dei nostri adepti. Con quante monetine non me lo dici? Scusi, le faccio un polprato. Porti pazienza. Ok, dovremmo avere un sacco di monetine. Cos'è quello laggiù? Non lo so se è il capanno del venditore. Sarei tentato, forse sblocco un'arma più potente. Non lo so, vabbè, vai dal mercante. Vai dal mercante, al diavolo. Vediamo un po', ci arriviamo direttamente. Oh, buongiorno! Ci sono i vermi che fanno festa, sono contento per loro. Fresco, fresco, fresco! Non troverai niente di meglio. Vabbè, no, non volevo comprare! Ok, non mi sono accorto, stavo cliccando sul messaggio io in verità. Buono sapersi, c'è una mega lumaca con la bocca assurdamente grande che trasporta tutto. Ok, sono anche un po'... Scusi! Scusi, 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 scusi! Non ti azzardare a toccare il mio morino! Scusi, mi è scappata la spada, porti pazienza, vado via. Ho fatto una figura di M assurda, santo cielo. Procediamo quindi verso la zona finale. Ok, prepariamoci, cerchiamo di non perdere troppi cuori, mi raccomando. Altrimenti alla boss battle sarò praticamente fregato. Ah, i cultisti! Te lo metto nel cultista, porco cane. Aspetta, 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 aspetta. Siamo anche più resistenti del solito. Oh, aspetta, forse loro mi dropperanno dei cuoricini. Siamo fortunati, morte, morte. Cadi quelli per porca. Devo smetterla di spammare i tasti. Faccio sempre quel cocchio di errore. Oh, che succede? Che sta succedendo? Buongiorno. Buon salve. Che accade? Aiuto. Aiuto. Ah, buongiorno. Ah, signor Leshy, come diavolo è possibile? Ti abbiamo ucciso a colpi di lama, agnello, come abbiamo già fatto per tutti quelli della tua specie. Eppure eccoti qua di fronte a me. La corona, il suo potere, come diavolo è possibile? Ma io sono anche più forte nonostante tutto. È meglio se fuggi a gambe levate, piccolo agnello.
Ok, ma tanto sarei morto comunque, voglio dire. Non penso che il tizio che aspetta lì sia una personcina molto paziente e comprensiva. Ok, occhio, 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 occhio. Non fare lo spammone, non fare lo spammone. Aspetta, 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 ok. Divone. Ah, cane. Ok, no, forse non mi ha colpito. Sono vulnerabili dopo che hanno fatto l'attacco, peraltro. Possono attaccare solo caricando. Aia, mi hanno ferito, mi sa. Aspetta, buono, 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 buono. Occhio. Aspetta, aspetta. Fortuna che ho uno schivaggio veramente considerevole. Anche solo tu, ma anche solo tu. E olè, perfetto. Allora, abbiamo anche due strade da percorrere. Secondo me quella sotto è la strada giusta. Ah, buongiorno signore. Con la carta sinistra abbiamo un 10% di possibilità di fare danno critico. Con la carta di destra invece abbiamo il 10% di possibilità di negare il danno fatto da un attacco. Vado di difesa. Mi sembra la cosa migliore. Ok, ottimo. Aspetta un attimo, c'è una mappa in alto a destra. Non l'avevo vista. C'è qual quadra che non cosa? Perché c'è un tizio in mezzo a uno strano simbolo? Salve signore. Aia, è un nuovo adepto? Oh, signor Alfiere, buongiorno, signor Leshy. Hai fatto anche troppa strada, piccolo agnello. I miei adepti sono disposti a fare qualunque cosa per me. Puoi dire la stessa cosa dei tuoi? Oh mio Dio, sta per essere sacrificato, adesso ho capito. Mi sacrificherò per la causa, oh potente leader. Grazie al sangue dei grandissimi, distruggi la corona rossa. Va bene. Oh no, oh no. Non mi aspettavo la boss. Ah, cos'è? Ma che schifo. Ma che schifo. Va schifo. Aspetta, c'ha le uova. C'ha le uova, rilascia le uova di creatura. Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. Spammare i maledetti attacchi. Cerca di far fuori i tizi. Ah, che ne spugni troppi. Ah, poi no, decisamente troppi. Che schifo, che schifo, che schifo. Ok, c'è la barra della vita sotto. Mi sono accorto adesso. Cerca di colpire. Aia, cerca di colpirlo. Senza farti colpire, Lonino. Aiuto, 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 aiuto. Perché non c'è il mio quarto cuore? Aspetta, 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 aspetta. Parliamone. Sì, ho capito che mi hanno colpito. Ma pensavo si potesse rigenerare. Ok, capisci là. Occhio. Vai, 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 vai. Che poi è morto. Ok, lo abbiamo sconfitto. Signore, buongiornissimo. Lo posso convertire? A forza, a ceffoni o a parole? Ti prego, risparmiami. Mi convertirò al tuo culto, seguirò i tuoi insegnamenti. Bravissimo, Kronk. Maronna, però si brutta a fare schifo, eh. Mi domando se mantenga i suoi poteri. Oh, possiamo avere 27 frammenti di oro, 7 di pietra, oppure un progetto. Un progetto non sarebbe male, in effetti. Abbiamo sciullato il progetto di Stonehenge. Va bene. Ah, è una decorazione. Speravo fosse qualcosa di utile. Ma magari, non lo so, potenzia i nostri poteri in qualche modo? Non lo so. Il leader di un culto può sempre sperare. Con quante monetine, non me lo dici? Grazie, molto gentile. Non ci resta che procedere, presumo, verso l'uscita. Vediamo un po'. Sì, è chiaramente la nostra uscita. Oh, che succede? Abbiamo completato un quarto della zona che ci permetterà poi di attaccare il signor Leshy. Perfetto, ritorniamo direttamente al nostro tempio. Vediamo come se la passano i nostri adepti. No, ribadisco che c'ha l'aspetto puccioso, ma poi diventa satanico molto in fretta. Ah, sono contento di vedere che ce l'hai fatta ritornare sano e salvo. E non sei neanche ritornato da solo. Hai convinto altri ad aggiungersi al nostro gregge. Ah, in effetti è una bella scelta di parole, signore. Vediamo di indottrinare questa nuova recluta, così possiamo continuare con la nostra impresa. Buongiornissimo. Speriamo che tu abbia dei bonus, non solo di malus. Ti prego, risparmiami. Ok, ha dei bonus una volta tanto. Allora, prima di scegliere il suo nome, vediamo di scegliere la sua forma. Vediamo un po', possiamo avere l'assistente? Che mi servirebbe un gatto. Ci abbiamo l'assistente. Non è un problema, l'assistente è un gatto. E che faccio tutti rossi poi, porco cane. Vabbè, se rivedo l'assistente le sceglierò il colore. A sto punto, un gatto nero. Non c'è il nero nero? Cioè, questo è quello più scurettino. Perfetto. Scegli la variante. C'ha il muso furbino. C'ha il muso da gatto furbino. È un'assistente perfetta. Vediamo un po' se mi ci sta tutte le lettere. Prego, gioco. È un nome un po' lunghetto. L'assistente. Abemus il nome. Perfetto. Vediamo quali sono i tratti positivi della nostra assistente. Obbedisce naturalmente. No, non è vero mai. Si ribella, ti morde, ti sbrana e ti ciulla le lasagne. Quindi guadagna 10 di fede automaticamente. Ed è molto zelante. Pertanto lei rimane fedele al telonismo e ignorerà quando ci saranno dei dissidenti. Ah, perché si possono ribellare i bastardi. Oh, se non sono contenti si ribelleranno. Assistente, benvenuta nel culto. Perfetto. A posto, assistente, lei vada a raccogliere della legna.
Ci servono entrambe le risorse? Il nostro amico Ratau ci dice che i nostri adepti potranno o lavorare oppure venerarci. Gli adepti che ci venerano genereranno devozione che io poi potrò tranquillamente raccogliere. Ma per riuscire a raccogliere della devozione avremo bisogno di un tempio. Direi che è giunto il momento di costruirlo. Peraltro ho visto che droppate le risorse a terra. Ah, devo passare io a raccoglierle? Ma stia scherzando, gente? Spero che non despawnino. Beh, il cibo è ancora laggiù. Il tempio, un posto in cui i tuoi adepti possono venire per pregare. Praticamente custodirà tutta la devozione che creano. Ah, richiede 30 monetine. Peraltro dice tempio di livello 1, quindi vuol dire che c'erano altre strutture. Mano a mano che andremo avanti. Dove lo metto? Ah, è un luogo fisso, quindi lo possiamo mettere solamente lì. Va bene. Aspetta che mi metto io a costruirlo, perché se aspettiamo che lo facciano i ragazzuoli, invecchio, porco cane. Forza ragazzi, ho capito che c'è il tizio che aspetta, ma non c'è tutto il giorno per aspettare. Oh, sia lode! I tuoi adepti ora possono venerarti. Facciamo una bella cosa, eccoti un nuovo adepto. Assegnalo alla venerazione al tempio. Una volta che avrà raccolto abbastanza devozione, ti permetterà di sbloccare l'ispirazione divina. Ah, un cagnolino! Non andrà d'accordo con l'assistente? Ciao, piccolo Fuffi. Convertimi al tuo culto, seguirò i tuoi insegnamenti senza ribellarmi. Cioè, notare che si vedono nell'inquadratura sia Franco che l'assistente, ma vabbè, dettagli. Che faccio? Metto tutti i nomi dei vari assistenti dell'assistente? Datemi un secondo, perché con gli animali è un pochettino più difficile. Fatemi vedere i loro tratti. È uno scettico naturale e germofobo, però genera devozione più rapidamente. Mi servirebbe un pesce per il signor Take, e per Hyper è un po' più difficile, perché non abbiamo nulla che ricordi... Bendy, purtroppo, allo stato attuale. Ok, abbiamo trovato quello giusto per il signor Take. Ci sta tantissimo, datemi un secondo. Signor Hyper, nei commenti mi faccia sapere quale animale preferisce. E come suo leader cercherò di assecondare la sua richiesta. Il colore va benissimo. Abbiamo anche la variante. No, onestamente col cornino non mi dispiace. Gli facciamo un po' di morbillo. Vabbè, sono lentiggini. Ok, abbiamo tutto a posto. E signor Take, benvenuto. Vado a venerare il telone. Olè! Mi domando se poi possiamo comunque cambiare il loro aspetto. Sì, 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 tu vai a venerare, mi raccomando. Mi fanno inoltre notare che sopra il tempio c'è anche una barretta che pian pianino si riempirà mano a mano che gli adepti sono lì a pregare. E più adepti ci saranno e più velocemente la suddetta barretta si riempirà. Quando il tempio sarà pieno smetteranno di venerare fin tanto che io non vengo a recuperare la devozione. Oh, porco cane. Una volta che avrai raccolto abbastanza ispirazione divina, ti permetterà di sbloccare nuove costruzioni. Oh, molto ma molto interessante. Ok, potete notare che hanno i costumi differenti. Adesso ho visto. Ok, la barretta si è a malapena riempita, come potete vedere. Abbiamo un'unità di devozione che posso, olè, raccogliere tranquillamente. Perfetto, so che me ne serve molto ma molta di più. Vediamo un po'. Ci sono un sacco di costruzioni. E vabbè. Ok, non vado neanche a guardare le cose più in alto, perché porca di quelli per porca. Allora, possiamo sbloccare i sacchi a pelo. Sembra proprio che i nostri adepti possono anche morire. Non lo sapevo. Possiamo coltivare il cibo. Per adesso mi permettono solo di sbloccare il tempio. Quello di prima era l'altare, come l'ho definito? Shrine e altare, mi sa che l'ho definito il tempio, non vorrei aver detto una boiata. Ma vabbè, ora abbiamo sbloccato il tempio. Ah, perfetto. E adesso possiamo sbloccare, eventualmente quando avremo abbastanza devozione, basta una ispirazione divina, anche il resto dei rami di ricerca. Ah, porco cane. Ok, è più complicational del previsto. Mi dicono dalla regia, casomai, di costruire per l'appunto il tempio che mi richiede un sacco di risorse. Un sacco di risorse che non abbiamo, porca di quelli per porca. Ok, ho letteralmente abbattuto tutta la zona circostante. Mi domando se a seconda della dimensione dell'albero ci permette di estrarre più o meno legna. Ok, dovremmo avere tutto il necessario. Vediamo di raccogliere anche tutta l'ispirazione divina, che non è tanta, ma ci accontentiamo per adesso. E finalmente possiamo avere il tempio. Yay! Lo mettiamo tuttavia. Mettiamolo vicino all'entrata. No, però ci sono un po' di oggetti che rompono le scatole. Lo mettiamo qua di lato, perfetto. Dobbiamo anche attendere che i ragazzuoli ce lo costruiscano. Pertanto vediamo di dare una bella martellata anche noi. Speriamo di poter sbloccare anche attrezzi più rapidi in futuro. E lui disse, si è craftato il tempio. Bene, sempre meglio. Signore, mi dichi tutto.
Il tempio è il centro del tuo culto. Da lì potrai fare dei sermoni che ti permetteranno di diventare sempre più forte e potrai addirittura fare dei rituali per riuscire a plasmare le fragili menti dei tuoi adepti. Avrai anche la responsabilità di mantenere alta la fede del tuo culto. Se diventa troppo bassa, i tuoi adepti più dissidenti si alleeranno contro di te e se ne potrebbero andare. Oh, ho capito, legnate dietro le gengive e un sacco di lasagne, ho capito, capito. I tuoi adepti sono pronti ad ascoltare le tue parole. Mostrali che sei un grande leader. Fai un sermone all'interno del tuo tempio. Oh no, si è aggiunta un'altra barretta. Ma che cocchio. Che vediamo anche di accontentare tutte le loro necessità. Entriamo nel tempio. Bello, moderno. Adepti, giungete. Fai un sermone ottenendo energia direttamente dai tuoi adepti per aumentare la potenza della corona rossa. Va bene. Adepti, forza, forza, non battete la fiacca. Siamo solo in tre per adesso, mi servono molti più assistenti. Ok, spero sia una cosa positiva e che non li danneggi, Attraverso la fede dei tuoi adepti diventerai sempre più potente. Facendo i sermoni potrai estrarre potere direttamente da loro, il che ti permetterà di sbloccare nuove abilità, armi e maledizioni. I tuoi adepti che hanno una maggiore lealtà genereranno anche molta più devozione. Pertanto, maggiore la quantità di adepti e maggiore la quantità di lealtà, e più velocemente riuscirai ad ottenere nuove abilità. Ah, ok, per adesso abbiamo solo i cuori dei fedeli. Ottieni permanentemente mezzo cuore. Buono a sapersi, ma quel cuore di prima non era permanente? Scusate? Ok, bravi adepti, venerate il telone. Ok, tutti a casa, a posto. Direi che non è il caso di fare altri sermoni. Per adesso ho stracciato abbastanza le balle ai nostri ragazzuoli. Adesso ho notato, c'ha il cappellino fatto in carta. Ma no, ma povero stellino. Se vuoi sperare di riuscire a guidare bene il tuo culto, avrai anche bisogno di dichiarare delle dottrine in modo tale che i tuoi adepti possano obbedirti. Ah, ritorna nelle lande della vecchia fede e trova i frammenti della pietra del comandamento. Con quelli sarai in grado di dichiarare nuove dottrine. È un gioco molto più complesso del previsto? Siamo onesti, porcricoli per porca? Per adesso la lealtà comunque è abbastanza alta. Oddio, cosa ho fatto? Ho sbloccato un'ispirazione divina? Ah, ok, quindi posso sbloccare cose? Tipo il terreno, che non sarebbe male. Vai, coltiviamo l'infinito e oltre. Sì, bene. Mi servirà comunque un sacco di ispirazione divina, come potete vedere. Ok, abbiamo quindi un nuovo tipo di costruzione. Vediamo un po'. Ecco qua giù, cibo. Possiamo finalmente fare il terreno. Mi richiede 2 di oro e 5 di erba. Ah, quindi l'erba la dobbiamo raccogliere. Perfetto, ho detto che suona male. Non giudicatemi, ma voglio i dettagli. Ah, una sola unità. Speravo molto di più, onestamente. Aspetta un po', vediamo un po'. Quindi piazzalo. Ah, ok, possiamo metterne più di uno. Perfetto, della serie meglio che nulla. Però servirà qualcuno che presumo coltivi il tutto. Ragazzuoli, datevi da fare. O dobbiamo ancora una volta costruire? Ah sì, dobbiamo ancora una volta costruire. Mica palle. Aspetta, e olle. E spero che i semi li utilizzerete in automatico, gente. Ottimo. Dovrebbe anche mantenere alta la fede. Vediamo un po'. Pianta. Ok. Ah, dobbiamo anche irrigare. Aspetta, forse non è stata una buona idea metterli così vicini. Perché se vengono dei cespugli grandi più grandi. Vabbè, pian pianino cercheremo di capire. Come faccio? Ah, c'ho proprio l'annaffiatoio lì. Come cocchio si chiama? Ma mi prendi in giro? Ma no, ma che cosa carina. Ma dai, aspetta, aspetta che intanto pianto tutto. Sentite, mi piace sacrificare il prossimo. Ma ogni tanto c'ho anche il pollice verde, che il resto del corpo è tutto rosso insanguinato. Qui là, mob dettagli. Ah, queste sono le risorse che devo recuperare dalla chest. Perché non me le dite ste cose, adepti? Ah, c'è qualcosa che non va? Devo pulire la cacca? Ah, nel vero senso della parola, le malattie. Condizioni poco sanitarie all'interno del tuo culto causeranno malattie che affliggeranno i tuoi adepti. Oh, porca di quelli per poca. Ma guardalo col termometro in bocca, ma che carino, santo cielo. Pertanto, se si ammaleranno, dovranno rimanere a letto per cercare di guarire, oppure rischieranno di morire. Feci, vomito e cadaveri causeranno malattie che si diffonderanno molto rapidamente all'interno del tuo culto. Buono a sapersi, quindi dobbiamo ripulire il tutto. Ah, l'occorrenza... Oh no, c'è anche l'indicatore adesso. Wei, wei, wei. Cos'è successo qua? Ah, ho visto che erano un attimino arrabbiati tra di loro.
Ok, non mi dire che devo anche risolvere le questioni sociali, porca di quelli per porca. Datemi tutto il potere, grazie, molto gentili. Ok, facciamo un'altra gitarella veloce. Vediamo un po' se riusciamo a sbloccare qualcos'altro nel frattempo. Ora che abbiamo nuovi adepti dovremmo poter sbloccare forse nuove zone. In effetti no, perché richiedono ancora più adepti. Quindi devo rientrare, presumo, sempre nella stessa area. E lui genererà una nuova mappa. Ah, perché come vi ho detto sono tutte generate. Oh, porco cane. All'occorrenza fa un sacco di danni ma è lenta da far schifo. Vabbè, equipaggiala. Vabbè, la spada mica è persa, vero? Cioè, ce l'avrò probabilmente nell'inventario. Vediamo un po'. Sì, è tanto più lenta. Beh, mi eviterà di spammare all'infinito quel cocchio di tasto. Ok. Oh, porco cane, cos'è sto coso? Sei brutto da far schifo. Ah, sono contento di averti trovato. Ti porto ottime notizie. Il signore che attende è contento del tuo operato e pertanto vuole darti una nuova abilità legata alla corona. Oh, molto bene, molto gentile. Perfetto. Beh, sto facendo anche miracoli, Tieni premuto triangolo per mirare. Oh. Oh, buono a sapersi. Attacchi a distanza che generano... Cos'è? Quando ucciderai un nemico, adesso rilascerà del fervore. Raccoglilo per riempire la tua barra delle maledizioni. Ah, molto bene. Come potete notare, non possiamo raccogliere più di 3 unità di fervore. Quindi possiamo attaccare 3 volte dalla distanza. Signore, buongiornissimo. Mi dia un'altra carta dei tarocchi. Possiamo ottenere più fervore dai nemici oppure danneggia qualunque cosa presente sullo schermo se vengo colpito. Oddio, non è malvagia come cosa in effetti. Però sì, i tarocchi sono solo temporanei, come potete vedere. Ah sì, dai, facciamo questo, voglio dire, colpirà più nemici. Perfetto, arrivederci, saluti a casa. Quindi fatemi provare, vediamo un po'. Allo! Oh! E fa anche parecchi danni. Buono a sapersi. Aspetta che sta arrivando qualcosa. Ah, buongiornissimo, che piacere rivederla, dica. Persisti ancora nella tua impresa, piccolo agnello. Ho sentito le tue menzogne e riesco anche ad annusare la tua paura. La corona rossa si erge ancora una volta, ma il suo portatore non è degno. Ma non deve offendere, avanti. Oh oh, oh oh, aspetta, aspetta. Ad è buoni. Cerchiamo di colpirli dalla distanza. Signore, mi droppi fervore. Porco cane. Adesso mi stai dando più tasti e vado in ansia, giustamente. Che da sprecare tutto il fervore, nonino. Wow. Aspetta, devo ricordarmi che adesso attacco molto più lentamente. Bastardi. Aspetta, aspetta, aspetta. Ricordiamoci che se mi colpiscono tutti quelli che sono sullo schermo vengono danneggiati. Aspetta. Con un solo colpo, nonostante io sia lento, riesco a shottare la maggior parte di loro per adesso. Oh, aspetta. Aspetta, si è triggerato malissimo. Ok, vai. Perfetto, ammazzato. E oro per Papino. Aspetta che raccolgo un altro po' di erba, altrimenti i campi li coltivo a porchi. Ok, zona completational. Perché c'erano gli scoiattoli? Buongiorno. Non posso sacrificarli? Aspetta, vieni qua. Piccola della bleccatura. Sì, lo posso fare. Ah, mi danno della carne. Gioco, perché queste cose non me le dici? Pensavo fossimo alleati io e te, porca di quelli per porca. E mi fa procedere verso la prossima zona. Anghingo. Ci sono carte, roccia. Oddio, potremmo ottenere un adepto però se andiamo in quella direzione. Non è che la cosa mi faccia schifo in effetti. Va bene, va bene, va bene, va bene. Perché per quanto la roccia è una risorsa rara. Nuova carta. Vediamo un po'. O aumentiamo la possibilità che spawnino delle chest migliori. Oppure mezzo cuore extra, si fidi, faccio talmente tanto schifo che prevenire è meglio che curare, buon uomo. O qualunque creatura lei sia. Perfetto, abbiamo anche un nuovo adepto da salvare. Buongiornissimo, piccolo adorabile cerbiattino. Eccoli che vengono a farmi, augurarmi subito buongiorno. Aspetta, aspetta, ok, se gli interrompiamo l'attacco, che cosa buona. No, no, questo non gli interrompi l'attacco. Sarà molto, ma molto arrabbiato con la vita. Aspetta che c'erano anche gli arcieri. Quindi anche loro possono attaccare dalla distanza. Aspetta. Aspetto. Weila. Ok, se sto dietro l'adepto sono a posto. Non mi picchiate l'adepto, perché quelli per porcare. Arciere. Arciere, morici male. Aspetto, non è ancora finita. Dove sono? Ah, vabbè, questi che li sciocco alla grande. Aspetta, aspetta, aspetta. Schivone contro attaccone. Ok, ti abbiamo liberato, piccolo stellino. Tu vuoi unirti a noi, vero? Vai a casa. Perfetto. Oh, ok, lo indottriniamo quando torno. Ci attenderebbe un'altra boss battle a tutti gli effetti? Vediamo un po'. Oh no, che succede? Buongiorno. Ah, è uno dei frammenti di cui mi parlavano. Però sembra essere molto resistente. Ah no, è devozione, la posso rubare. Mi sono accorto dopo che c'era la barretta in alto. Ah, buongiornissimo, salve.
E lei che cos'è di grazia, buon uomo? Eoni fa queste terre erano piene di dei e sottodivinità, praticamente. Che cosa ha causato la fine di questo Pantheon? Beh, ma parte della natura delle bestie dimenticare e della natura degli dei essere dimenticati. Forse se ne sono andati, forse si sono addormentati, forse sono stati divorati o forse hanno divorato loro stessi qualcun altro. Quelli che sono rimasti hanno messo radici, hanno fatto crescere ragnatele, hanno plasmato questo mondo in modo tale che rispecchiasse le loro esigenze. Ok, ho capito, non mi faccia tutte cose. Ne posso scegliere solo uno? Che cosa cambia? Non lo so. Ne prendo uno a caso? Ah no, me li dà tutti e tre. Ah, ma che gentile. Perfetto. Probabilmente in un'altra occasione li dovremmo raccogliere, che sono separati. Vabbè, sappiamo molto bene di doverli utilizzare ai nostri altari del tempio in modo tale da fare nuove dottrine. Ok, do giusto un'occhiata veloce veloce in giro. Buongiorno signore, io una carta la vorrei. Neghiamo il danno, che cosa buona è tanto giusta, tanto col culo che mi ritrovo. Quando mai nella vita. Ok, abbiamo ancora delle creature. Adesso saltano? Da quando saltano? Aspetta, aspetta, non saltavano prima. Pezzi di erba, mi sa che... Oh, mi sa che gli ho negato l'attacco. Ho sentito uno stang quasi metallico. Perfetto, quindi ha funzionato. Olle, grazie delle risorse, le raccolgo molto volentieri. Sì, però diamoci una mossa che il tempo passa. Ho raccolto anche un po' di legna, pietre e tutte cose. Che non dovrebbe mancare molto, quindi occhi aperti. Ma che brutta zona. Ok, lei cosa fa di bello? Ok, salta. Ah, fa danni ad area. E poi rimane stunato temporaneamente. No, fa attacco ad area. Fa un maledettissimo attacco ad area. Aspetta, aspetta. Ok, come schivo. Aspetta. Ok, beccalo. Aspetta, occhio. Doppio attacco. Aspetta. Le palline. Ah, ok, basta tagli distante. E sono praticamente a posto a quel punto. Non ti si sopporta più. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Aspetta, devo cercare di pigliarlo dalla distanza. Ci ho pensato adesso. Vai. Aspetta, attacco uno, salto due. E... Olè! Preso. Che non ti fa decisamente. Abbastanza danni, no! L'ho stato stupido. Oh! Che quelli per porca. Adesso ne fa tre, quattro. E certo che è una fetta di culo, tanto che ci siamo. Che sono decisamente in fin di vita. Ok, quattro. Vai, 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 vai. Aspetta. Cane, ancora un attacco, ancora un attacco, è morto, ancora un attacco, è morto. Non rischiamo, non rischiamo, non rischiamo. E olè! Morto male e nuovo adepto. Buongiorno signore, ci vediamo a casa, eh. Fatti convertire che ti picchio male tutti i cugini, se no. Ok, missione completational. No, datemi pietra una volta tanto, perché sennò posso tenere... No, una nuova forma di un seguace. No, 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 no. Cerchiamo di essere pragmatici per adesso. E anche una marea di oro e un altro frumento. Abbiamo ottenuto l'infinito ed oltre. Abbiamo sconfitto anche il boss di zona. Cosa vuoi di più dalla vita? Oh! Ok, non mi aspettavo di essere qua. Buongiorno, salve. Molto bene, mio prescelto. Sembra che io ho scelto bene quando ti ho impedito di morire. Da questo momento in poi terrò d'occhio ogni tua singola mossa. Non mi devi deludere. Si fidi ciecamente, buon Dio, si fidi ciecamente. Non avrò una seconda possibilità. Ad ogni modo, signori, io direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Vediamo casomai se lo continuiamo. Devo dire che mi sta prendendo bene sto giochino, è carino veramente. Ma proprio una cifra. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi sacrifico male male in nome del culto. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!